Sento spesso la domanda: che smartphone stai utilizzando? Perché abbiamo la fortuna di provare gli ultimissimi modelli e quindi chi mi sta intorno magari è curioso. Nelle ultime 2 settimane ho sentito sempre più spesso questa domanda perché Xperia 1 è più particolare forse degli altri, si riconosce subito questa forma stretta e lunga e sì, si gioca un po' qui la guerra dei formati. Ad esempio, state guardando in questo momento me o comunque l'immagine che sta intorno in 16 noni? Adesso invece la state guardando in 18 noni, che poi è un po' il formato più diffuso tra gli smartphone odierni, e questo invece è il 21 noni nativo con cui abbiamo registrato questo video, che si può vedere magari full screen proprio su Xperia One e anche i suoi fratelli minori. Però partiamo dalle cose un po' più concrete. Voglio darvi qualche motivo per acquistare questo smartphone e altri per invece lasciarlo stare. La prima cosa che ho fatto nel primo weekend disponibile è stata quella di mettermi comodo sul divano e guardare un film in 4K su questo fantastico display, quindi esplorare queste capacità multimediali al massimo. Ho guardato metafilm sfruttando anche i due speaker, che sono davvero ottimi, anzi eccellenti. Il resto invece l'ho ascoltato tramite le cuffie Sony, le VH1000XM3, sfruttando poi lo standard che intercorre tra i due, l'LDAC, quindi un trasferimento wireless ad altissima definizione, e il risultato è stato assolutamente fantastico. Ovviamente se si può guardare su un TV 4K con un sistema Dolby Surround è tutt'altra storia, però qui stiamo parlando di un sistema mobile che possiamo portare sempre con noi, fa effettivamente la differenza. L'altro scenario è quello gaming, giocare su questo tipo di supporto con questo formato è davvero fantastico. Tra l'altro anche l'esperienza gaming su desktop ci insegna che poi i monitor di ultimissima generazione sono spesso in 21 noni o ancora si spingono su formati ancora più wide, quindi comunque questa è la ricerca che si fa quando si gioca con diversi titoli. Altro buon motivo per acquistarlo, le performance. Questo un po' ce l'aspettavamo, lo avevo anche detto a inizio mese perché Sony ha sempre dato il massimo con i suoi top di gamma, con le ultime distribuzioni e con le ultime personalizzazioni si è poi un po' superata, quindi l'interfaccia corre davvero molto fluida. È uno degli smartphone più rapidi nell'eseguire qualsiasi task, sia quelle più semplici ma anche quelle più complesse nella gestione generale proprio dello smartphone, anche multitasking, vedete, riesce a passare da un'applicazione all'altra, davvero in men che non si dica. Tre fotocamere posteriori non è affatto scontato per Sony perché era rimasta molto legata al singolo sensore d'immagine. Sappiamo che poi Sony riesce a guadagnare tanto proprio con la vendita di questi piccoli componenti agli altri competitor, però ha sempre avuto qualche piccola difficoltà a sfruttarli al massimo. Ebbene, qui, secondo me, abbiamo un Xperia di fascia superiore che riesce a esprimersi come nessuno fino adesso. E quindi una fotocamera principale che riesce a tenere testa a qualsiasi dei competitor. Vedremo nei prossimi giorni qualche confronto con quelli che sono i migliori smartphone su piazza. State vedendo le immagini, la qualità offerta anche nelle macro, quindi quando ci avviciniamo un pochino di più si può mettere a fuoco a distanza piuttosto ravvicinata. Abbiamo sempre una stabilizzazione ottica che ci aiuta con scatti rapidi e la possibilità poi di scegliere tra quelle che è lo scatto migliore quando non siamo certi o magari stiamo riprendendo una scena più rapida quando c'è un elemento in movimento. Una resa assolutamente in linea anche al calare della luminosità. Vedete, di notte, senza esagerare, riesce comunque a realizzare degli scatti eccellenti. Ormai ci sono delle modalità notte che esagerano, esaltano magari troppo degli elementi che dovrebbero restare un pochino in ombra. Bene anche la tele 2x con cui ci si può spingere un po' più avanti. Nessun problema poi quando vogliamo sfocare qualcosa, c'è l'elementino, l'icona dedicata lì in alto, subito raggiungibile, quindi facile da giostrare. Poi c'è la wide, piccola introduzione che in effetti Sony non ci aveva ancora mostrato fino adesso, una wide che è sempre piacevole. In questo caso ben bilanciata, soprattutto in linea, se guardiamo anche i colori, la temperatura rispetto alle altre due fotocamere, quindi non ci sono particolari differenze. Odio quando ci sono magari due o tre fotocamere a disposizione e la temperatura cambia completamente, comunque i valori, il bilanciamento tra una e l'altra. L'ultimo buon motivo per spendere questi soldi lo vedo nei video. Noi li usiamo tanto, è vero, non è una cosa che magari riguarda tutti quanti, però abbiamo la possibilità di sfruttare Cinema Pro, questa applicazione
che apre un mondo più professionale, quindi in cui possiamo controllare ad esempio le tre fotocamere che le troviamo sotto il diverso obiettivo, quindi 26, 16 oppure 52 mm con diversa apertura, ma possiamo anche controllare i valori ISO, l'otturatore, la messa a fuoco e ancora inserire dei filtri, tutta la massima risoluzione 4K, 24 frame per secondo, oppure possiamo gestirlo chiaramente tramite l'applicazione default, quindi quella della fotocamera. State vedendo queste immagini mentre cammino, qual è la resa, la qualità dell'immagine è assolutamente massima, anche perché abbiamo la possibilità di registrare in 4K in HDR. E qui c'è un piccolo esempio con il mio amico Alex. Piccolo asterisco, il super slow motion in full HD è qualcosa di straordinario, ma non è semplice da utilizzare e poi serve sempre tanta luce. Per il resto magari non ho approfondito chissà quanto, ma voglio dirvi comunque che non manca assolutamente niente, quindi Wi-Fi AC di ultima generazione, Bluetooth 5.0, è una batteria da 3300 mAh che sulla carta magari non avrebbe poi garantito chissà quale autonomia, invece Sony ancora una volta riesce a gestire egregiamente tutte le risorse, quindi sono riuscito a finire tranquillamente la mia giornata. Perché invece non acquistarlo? Beh, i motivi che ho riscontrato sono fondamentalmente tre. Il primo sta nel prezzo, perché lo troviamo a 949 euro, che non sono affatto pochi, non smetto mai di dirlo. Ci sono smartphone che ormai sotto questa fascia di prezzo, fasce completamente diverse, anche intorno ai 500-600 euro riescono a dare il massimo. Però effettivamente qui abbiamo qualcosa di particolare, di unico, capace di alzare l'asticella per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, se pensiamo al display, se pensiamo alla qualità fotografica, ecco qualcosa che poi si distingue effettivamente dal resto della massa. L'altra motivazione sta nelle dimensioni, perché è vero che esistono altri smartphone con diagonali simili da 6,5, 6,6 o anche più pollici e quindi non si distanziano poi così tanto dai 167 mm di questo Xperia 1, ma è anche vero che c'è un limite oggettivo che qui un po' si ovvia perché è stretto, quindi lo si tiene bene in mano, non si hanno particolari difficoltà con una mano nella gestione di tutti i giorni. Ma in questa settimana di utilizzo mi sono abituato letteralmente a custodirlo nella tasca anteriore dei pantaloni, cosa che non è affatto comodissima, però ecco, sono un po' più tranquillo perché poi le dimensioni proprio delle tasche sono effettivamente limitate. Un'altra motivazione che non mi ha poi fatto esultare più di tanto sta nel lettore di impronte, o meglio, nell'utilizzo, nello sblocco del dispositivo. Non posso farlo tramite la fotocamera anteriore, quindi non c'è lo sblocco con il volto, devo per forza passare di là oppure utilizzare i classici pin oppure sequenze. Ebbene, il lettore di impronte funziona bene, ma non è poi così rapido e soprattutto a volte sbaglia, non è poi così preciso. Ci sono continui aggiornamenti, questo è uno dei primissimi modelli in circolazione, quindi poi arrivano sempre dei aggiornamenti software che sistemano qualcosa, però ecco, ho notato che ho dovuto togliere e rimettere qualche impronta perché magari non riconosceva il mio polpastrello in tutta la sua interezza, dovevo beccare ecco il punto aderente a quella strisciolina che è poi il lettore stesso. E poi sì, ultimissima lamentela la faccio per la mancanza del jack audio 3.5 che è scomparso in questo Xperia 1. È una pecca perché se parliamo di smartphone al top della multimedialità vorrei anche poterlo utilizzare con questo jack da 3,5 mm, quindi pensiamo a rimetterlo, potrebbe essere uno spunto di riflessione per il prossimo modello, anche perché Sony ovviamente non si ferma qui, anzi spingerà ancora più forte, chissà se ancora sul 21 noni oppure farà un passettino indietro, lo vedremo presto. Comunque ci sono tante informazioni in più, le foto, i video, qualche clip che ho registrato al di là di questa recensione, le trovate qui sotto nella recensione completa di Xperia 1. Ciao!